Buona visione da Tassoni Soda. Ehi, bene! Baci, baci! Ehi! Sì, ho detto baci perché noi parliamo di liriche d'amore, siamo tornati alle liriche d'amore. Abbiamo visto per due settimane, abbiamo visto l'amore attraverso i film celebri, spezzoni, abbiamo commentato, anche lì abbiamo messo delle liriche, adesso torniamo alla nostra vera autentica passione, che è quella di commentare versi, tra i versi più celebri del mondo, almeno a nostro giudizio. Vi ricordo sempre di mandarci i vostri versi o versi dei autori che voi amate particolarmente, va bene? Così ci dà la sensazione di farla, ci dà forse l'emozione più che la sensazione di farla insieme, questa trasmissione. Vi ringraziamo per gli indici d'ascolto che sono più che lusinghieri, calcolando che noi andiamo avanti per 45-50 minuti a parlare di poesia. Mai dal punto di vista letterario, non facciamo critica letteraria, anche se qui ci sono almeno due persone che sono in grado di farla, ma appunto con quello che ci suscita nell'interno, insomma. Cerchiamo di far muovere la nostra parte interiore, cioè anima, psiche profonda. Va bene, allora, tu sai chi è tornato? Beh, potrei saperlo, lo devo sapere o no? Sono due persone. Due persone, sì. Sì, due persone. Le posso dire? Dille, avanti, dille. Abbiamo Don Felice Riva. Hai sbagliato. Abbiamo Attilio D'Amico. Hai sbagliato. Ho sbagliato. Abbiamo Lorenza e Graziana Petricone che non venivano, dai! Caro Prince, caro Principe Prinzhofer, a questo punto c'è anche il gradito ritorno di Don Felice Riva. Di Felice Riva, perfetto! Abbiamo l'avvocato Attilio D'Amico, è vero? Abbiamo. E poi quello che io considero, e lo è davvero, il mio maestro, che è Vincenzo Baccano. È così, è vero, è vero. Va bene. Io direi, cara Silvia Guida, che a questo punto, non chiedo per lui che tanto si chiede a lui le cose perfettamente inutili, a questo punto che cosa avviene nella scaletta secondo lei? Suggerisce la sigla. La sigla. In due vi ci mettete? No, è che è sempre Villa Gabriele, d'accordo, sono posti permanenti questi però. In realtà spesso mi scrivono, ci sono altri posti per lunga degenza, per... Gretto, ma voi l'avete visto, questo ragazzo sta vivendo una seconda giovinezza. Eh sì, è vero. Con questo taglio di capelli nuovi. Taglio di capelli, sì. Sì, sì. Ma gliel'ha consigliato Irina Roma, che la nostra la propria. Non si è sentito niente di quello che avevo detto. No, no, si è sentito, si è intuito. Ma tanto poi non importa. Ho capito. No, perché con tutto comunque Sansone tagliando i capelli perse la forza. Chi sta perse il cervello. E così è, va bene. Francesco Scarcello. Quando t'ho vista arrivare, bella così come sei, non mi sembrava possibile che fra tanta gente che tu t'accorgessi di me. È stato come volare qui dentro camera mia, come nel sonno più dentro di te. Io ti conosco da sempre e ti amo da mai. Finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi ma è presto se tu te ne vai. Fai finta che solo
noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto, se tu te ne vai. È troppo tardi, ma è presto, se tu te ne vai. Bene, bravo. Bene, allora iniziamo immediatamente. Bravo Scarcelli. Prossima canzone. Le do la massima scelta di libertà più assoluta di scegliere. Una Gianna Nannini, grazie. Può scegliere tra Gianna Nannini e Gianna Nannini. Veda lei. No, bene, perfetto. Allora, vediamo la prima lirica. Sì. Direttore, iniziamo con Paul Éluard, il più grande poeta surrealista francese. Questa lirica, tratta da Capitale del dolore del 1926, viene proprio fuori il tema principale, cioè quello dell'automatismo psichico, della liberazione dell'inconscio, che viene versato all'interno di queste poesie, in cui è l'impressione e l'emozione che diventano padroni della carta scritta. Quello che tentiamo di fare noi. Sì. Allora, per carità, non facendo poesia ovviamente, ma facendoci uscire le emozioni, qualora si riesca. Arancia i tuoi capelli e intorno il vuoto del mondo, e intorno il vuoto anche dei vetri carichi d'ombre e di silenzio, dove cercano tutti i tuoi riflessi queste mie mani nude. Chimerica la forma del tuo cuore, e il tuo amore assomiglia al mio perduto desiderio. Ho sospiri d'ambra, sogni, sguardi, ma tu non sei rimasta sempre con me. La mia memoria è ancora nebbia, che t'ha vista venire, andare. Il tempo di parole si avvale come amore. Il tempo di parole si avvale come amore. Il tempo si avvale di parole. La sentiamo da Graziana, riletta, o da Lorenzo? Ma non lo so, facciamo scegliere loro. No, da Graziana. Graziana. Ah, va bene. Non mi permetto mai di stare. Aranci i tuoi capelli e intorno il vuoto del mondo, e intorno il vuoto anche dei vetri carichi d'ombra e di silenzio, dove cercano tutti i tuoi riflessi queste mie mani nude. Chimerica è la forma del tuo cuore, e il tuo amore assomiglia al mio perduto desiderio. Oh, sospiri d'ambra, sogni, sguardi, ma tu non sei rimasta sempre con me. La mia memoria è ancora nebbia, che t'ha vista venire, andare. Il tempo di parole si avvale come amore. Bene, bene. Allora, forza. Forza con un'emozione. Via. Chi si lancia prima con un'emozione? Vincenzo? Inizia con i tuoi capelli come arancia. Allora mi viene in mente, siccome mia moglie ha i capelli rossi, e allora mi è venuto in mente in questa poesia la poesia del rapporto, cioè i momenti in cui, e che secondo me è essenziale, perché senza la poesia il rapporto comunque muore. E dove, perché è importante? Perché è il momento in cui tutti gli abbracci e i combattimenti si dissolvono in un racconto nuovo, in un racconto che è completamente... Un nuovo racconto? Bisogna rinnovare il racconto? Bisogna rinnovarlo continuamente. Anche lui lo dice in qualche modo, quando parla del cuore chimerico, quindi il cuore come chimera, quindi come qualcosa che... bisogna scoprire di volta in volta e ogni volta ricominciando forse da capo. La chimera è quasi sempre irraggiungibile, no Paolo? Certo. Sì, infatti secondo me il senso ultimo della poesia è negli ultimi versi, quando dice che la mia memoria è nebbia ormai, che t'ha vista venire, andare, ora non ci sei più, io così la interpreto, e il mio amore è solo le parole che mi ha lasciato il tempo. Quindi è amore, cioè è parole come amore, ma è solo parole, non c'è più lei. Vedi, il punto, l'incrocio che io vedrei è questo. Ma tu non sei rimasta sempre con me. Quindi a questo punto rimane la memoria, che però è come se fosse offuscata. Perché questa memoria troppe volte ti ha visto andare e venire. D'altro canto, il tempo, la memoria, si avvale di parole. E anche l'amore si avvale di parole, perché quello che ci rimane sono le parole. Questo è quello che sentivo io.